Buongiorno e buon primo marzo a tutti. Come tradizione c'è il cambio di calendario da io e mia moglie alla scala a febbraio. Passiamo io e mia moglie davanti all'orto degli ulivi. L'anno scorso sono stato bellissimo a Gerusalemme e a Tel Aviv e abbiamo ovviamente visitato anche l'orto degli ulivi a Gerusalemme. Weekend, parlando sempre a livello calcistico, mi raccomando, io parlo di calcio, senza dimenticare tutto il resto, ma qui parliamo di calcio. Weekend da dimenticare. Weekend da dimenticare, era appena arrivato un comunicato del Milan, giustamente, dava delle istruzioni intorno a mezzogiorno, 10 minuti dopo non si gioca. Non si gioca a Milano, non si gioca in altre città, non si gioca a Juventus-Inter. Non a porte chiuse, non si gioca. Quindi oggi una domenica totalmente vuota. Però si va a Torino. Si va a Torino mercoledì per star vicino ai ragazzi. La partita è difficile, è complicata. La Juventus forse sarebbe arrivata stanca dopo la partita di Ferrara, dopo la partita impegnativa contro il Lione, una sconfitta che ha lasciato strascichi sicuramente pesanti. Poi ci sarebbe stata la partita Juventus-Inter e il Milan, che invece purtroppo gioca una volta alla settimana, sarebbe stato impegnato contro il Genoa. Ma insomma, avrebbe avuto nelle gambe certamente qualche energia in più, anche se qualche giocatore in meno in formazione. Quindi la Juventus ha la fortuna di giocare in Champions League, la fortuna, la bravura, il merito, tutto quello che volete, di giocare in Champions League. E sarebbe stata magari un po' stanca la quarta partita. E noi saremmo stati vicini ai ragazzi, pur privi di ruota fumante, del giungo lustroso, Castiglieco, priva di Zlatan Ibrahimovic, Ibra Supremacy, ma il Milan, dopo la partita col Genoa, che ci auguriamo poteva portare dei punti importanti nella lotta con le altre per il sesto posto, purtroppo per adesso, e eravamo là tutti vicini, in presa. Mio figlio e io saremmo andati per la prima volta in vita mia in curva, magari portava fortuna. Sono sempre andato, giusto come ovvio, in tribuna stampa a seguire la partita della Juventus senza portare a casa mai un punto negli ultimi anni allo Juventus Stadium. Magari andando in curva la prima volta speravo di cambiare il trend, la tendenza. Aspettavamo che uscissero i biglietti, tutto a posto, si gioca a porte aperte, bello! Si gioca a porte aperte 3 giorni prima a porte chiuse, poi dopo non si gioca, però a porte aperte. Bene, no. I tifosi di Emilia, Veneto e Lombardia non possono entrare. Vi ho detto che mi sentivo agli arresti regionali, ve lo riconfermo. I tifosi in questa partita disperata che volevano stare difficile, complicata, è la Juventus. Stare vicino ai ragazzi in un'impresa difficile senza tre titolari, ammoniti, espulsi, ammoniti e quindi non possono giocare la partita contro la Juventus, però si va sempre a sperare, gioca il Milan. No, tifosi di queste tre regioni, tra cui la Lombardia, la regione del Milano, Lombardia, non potranno entrare. La dovrò vedere in televisione. Non è un dramma, tanti vedono le partite in televisione. Io ho la fortuna di poter andare, di andare, pagando il biglietto con mio figlio in curva.
quindi per star vicino ai ragazzi con la mia sciarpa, niente. Sono passati tanti anni che seguo il calcio. Mai mi era arrivato, in 3 giorni è cambiato tutto. Prima porte chiuse, poi rinviata, questa invece si gioca a porte aperte, ma senza i tifosi lombardi. Quindi i tifosi del Milan che arrivano dalle altre regioni, non da Lombardia, non da Veneto e non da Emilia Romagna. E essendo la curva, essendo arrivano da tutta Italia, siamo tutti uguali tifosi del Milan, però il core business, il cuore, la base, il nucleo, diciamo, dei tifosi che cantano, che trascinano i tifosi di tutte le altre regioni, arrivano dalla Lombardia, da Milano. I ragazzi saranno soli là, solo dei tifosi del Milan, forza, mi raccomando, tifosi del Milan, piemontesi, marchigiani, liguri, avete la fortuna di non essere lombardi, di non essere agli arresti domiciliari, anzi agli arresti regionali. Cercate voi di star vicini ai ragazzi. Non vi dico cosa dicono i social di questa situazione che continua a cambiare, che continua a girare, che continua a essere spostata a destra e a sinistra. Sono molto arrabbiati anche i tifosi dell'Inter. Tutto rimandato il 13. Chissà come sarà la situazione dell'Inter, della Juventus, del Milan il 13. E quindi possiamo star vicino ai ragazzi. Con degli amici la vedrò davanti alla TV, dai, col cuore sarò vicino ai ragazzi. Però siamo agli arresti regionali, noi tifosi del Milan Lombardi. Non possiamo muoverci noi tifosi del Milan Lombardi. Altri tifosi lombardi vanno e sono contento, sono contentissimo in Puglia per questo turno di campionato. Bene, vanno vicini alla loro squadra, vicini, fanno 1.000 chilometri, vicini alla loro squadra, magari in pullman, ore e ore di pullman. Noi no. Noi lombardi, lombardi per il Milan, no. In Puglia, tifosi dell'Atalanta, sì, per fortuna, dopo un lungo viaggio, sacrificio economico, di tempo, giustamente tengono aperti in Puglia. 100 km da Milano, no. Che weekend tra la notizia di non poter giocare contro il Genoa, la notizia di non poter star vicino ai ragazzi in una partita delicatissima, una semifinale, noi lombardi agli arresti domiciliari, no, regionali. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.